Buongiorno amici, bentornati sul canale. Siamo tornati a Bagolino, in località Gaver, per ripercorrere di nuovo la strada che ci porterà, il sentiero che ci porterà verso il passo di Bruffione e gli omonimi laghi di Bruffione. A dopo, ciao ciao! Adesso stiamo camminando all'interno del bosco, ma il primo tratto di questa nostra escursione fino alla piana di Bruffione, per poi proseguire verso i laghetti, è praticamente uguale a quella che abbiamo percorso in questa primavera io, Filippo e Giulia, del quale video vi metterò il link in descrizione. Intanto oggi, diciamo, la passeggiata è più lunga perché rispetto a quella piana proseguiremo ulteriormente per altri 300 metri circa di dislivello fino a raggiungere il passo del Bruffione, e da lì poi raggiungeremo il passo di Brealone, e dal passo di Brealone riscenderemo ai laghi, che visiteremo un po' meglio di come ho visitato la scorsa volta, in cui eravamo stati colti dal maltempo. E quindi a dopo. Un'altra cosa, con la bandana si entra in modalità survival. E da qui sbuchiamo alla piana, finalmente. Questo altipiano, la scorsa volta con Filippo e Giulia avevamo preso qui a destra, avevamo attraversato questo pianoro e ci eravamo arrampicati sul lato opposto. Buongiorno. Ci eravamo arrampicati di là per poi scavallare e andare ai laghetti. Oggi invece gireremo tutto questo promontorio, questo sasso, diciamo, questa ulteriore colle, e girandolo risaliremo tutta la piana fino a dove si vede lassù, che ecco più o meno lì sotto ci sarà il passo del Bruffione. Quindi abbiamo da salire più o meno la stessa quantità di salita che abbiamo fatto fino ad ora.
dalla piana stiamo proseguendo lungo la per ora comoda strada carreccia o militare che si voglia, che ci condurrà fino al passo di Gruffione. Questa che incontriamo qui è la prima malga, la malga di sotto. È una malga dove hanno sotto la stalla, dove ricoverano gli animali. C'è il gestore della malga, che è un pastore che fa, attività di allevamento, insomma un allevatore. E il malgaro ha il permesso per transitare con la macchina fin qui. Malga Gruffione, 1754 metri. In memoria dell'alpino Giuseppe Oboldi di Fenegro, medaglia di bronzo al valore militare, qui caduto il 31/5/1915 a Malga Cleaba. Ricovero costruito dai commilitoni della 104esima compagnia del 5° reggimento alpini con il capitano Benvenuto Giada nel settembre del 1915. Da qui in lontananza, dove più o meno dove indica la mia bacchetta, già si comincia a vedere la sagoma del bivacco Gruffione, che è proprio sul passo di confine tra di qua verso noi, verso la ripresa, verso l'obiettivo, la Lombardia, di là il Trentino. Occhio nudo si vede la sagoma, non so se così si vede. Dani, come ti sembra questo paesaggio? È bellissimo, una meraviglia. Siamo proprio in pieno paesaggio alpino, con i suoi colori, il verde intenso, le conifere, ultimo avamposto diciamo di alberi presenti a questa quota. Molto bello. Che meraviglia! Siamo arrivati alla malga di mezzo. E poi lassù in alto ci sarà la malga di sopra, l'ultima. Tutto chiuso, tutto serrato. Malga di mezzo di Amato Gruffione. 1850 metri siamo. ...2140 è il passo con il bivacco, quindi abbiamo ancora 300 metri di salita.
Dani, come va? Bene, bene. Un ultimo residuo di accumulo di neve. Ce n'è ogni tanto qualcuno, qualche macchia bianca si vede ogni tanto, c'è lassù. E questo fornirà acqua ancora almeno per un altro mese. Gli ultimi 200 metri ancora di dislivello sono i più terribili, perché sono quelli in cui il peso dello zaino si fa sentire, in cui la fatica del dislivello fatto si fa sentire. Però siamo qua in questo paradiso terrestre. Eccolo qui, si vede, si distingue il colore rosso delle persiane, degli scuroni del bivacco. E questo è ciò che c'è intorno. E questa è la vista. Mancano più gli ultimi tre tornanti. E ci siamo al passo, al confine tra Lombardia e Trentino. Eccolo, è l'ultimo tornante. E poi siamo sul filo di cresta, nel confine tra Lombardia e Trentino, al passo Bruffione. E guardate quanto è carino il bivacco che ci si prospetta davanti. È proprio bello. E questo è l'ultimo tornante per raggiungerlo. E questa è solo parte della strada che abbiamo fatto. Peccato che ci sia questo passaggio di nuvole basso, però a suo modo è bello, è affascinante vedere, guardate le nuvole che sbattono contro quella parete verticale di quella cima che sta dietro il bivacco, coprendone metà ma non riuscendo a passare sul lato di qua, e il bivacco che resta scoperto. Ed eccolo in tutto il suo splendore. Dopo circa 3 ore e mezza di salita, quasi 700 metri di dislivello, con 11 kg di zaino sulle spalle, ce l'abbiamo fatta. Ci siamo. Ci siamo. Ci siamo. Eccoli, gli ultimi 20 metri di Daniela, che eroicamente, con 11 kg e oltre di zaino sulle spalle, in poco più di 3 ore ha coperto 700 metri circa di dislivello. Bravissima! Subito questo perché fa freddo, siamo a 2140 metri, 17:30. Questo è ciò che c'è qua sopra. Le nuvole basse stanno praticamente a salire questa nebbia. In questo momento diciamo che siamo praticamente un po' più caldo, diciamo, ce la sentiamo.
questo nebbione di riscendere, potrebbe essere pericoloso.